Nel cuore della notte è tornata in azione la banda del portabiciclette. Intorno alle tre persone a volto coperto hanno sfondato la porta vetrata della tabaccheria di via Bassano del Grappa e in pochi minuti hanno arraffato pacchetti di sigarette e svuotato il fondo cassa. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta la scena. Ed ora sarà compito delle forze dell'ordine individuare possibili elementi utili all'individuazione dei tre balordi. Ha suonato l'allarme, tre individui con un portabicicletta hanno sfondato la vetrata della porta, sono entrati e hanno portato via un bel po' di sigarette. Per un valore di? Approssimativamente 5-6 mila euro. Più i danni alla vetrata. Più i danni alla vetrata, alla porta e soprattutto il disagio che avrò nei prossimi giorni. Come hanno fatto a sfondare la vetrata? Con un portabiciclette. Quindi si sono avvicinati, hanno prima monitorato un po' la zona e al momento... Sì, dopo dalle telecamere abbiamo visto che loro alle due che giravano... Sì, alle due erano già qui, hanno parcheggiato, hanno girato un po' e poi alle tre... sono venuti e hanno sfondato. Un'azione di pochi minuti? In pochi minuti hanno portato via tutto quello che ci potevano portare via. Tanto loro lo sanno perché io ho la vigilanza è sempre in giro, come suona, al massimo 5 minuti è qui la macchina, capito? Prima volta che le accade un fatto simile? Ma mi era già capitato molti anni fa, però non avevo un negozio così blindato. Adesso... E dal 92 non ho più avuto problemi.